Si è riunita questa mattina la Commissione Servizi Sociali del Consiglio Comunale di Sassari, presieduto dalla vicepresidente Rosanna Arru. Sono intervenuti l'assessore alle politiche sociali Monica Spanetta e il dirigente del settore coesione sociale Mario Mura. Al centro del dibattito, piuttosto acceso, il mancato pagamento di due mensilità del 2017, dicembre, e nella misura dell'80% il mese di novembre. Duro l'intervento di Giancarlo Carta, consigliere di Fratelli d'Italia, che punta il dito contro il governo regionale. Prendiamo atto che circa 600.000 euro che mancano per poter pagare tutti gli utenti delle leggi di settore non arriveranno, perché la giunta regionale, su una richiesta di 3.600.000 euro, ne ha erogati poco più di 3 milioni. Nell'audizione l'assessore Spanetta ha illustrato le motivazioni che hanno impedito il pagamento delle due mensilità 2017 e quanto si chiede alla regione per l'erogazione in relazione al 2018. Per quanto riguarda il 2017 abbiamo completato con le erogazioni dei contributi legge 20 e le altre leggi di settore che hanno riguardato il periodo fino all'ottobre completo del 2017, ripeto, e una parte pari al 20% del mese di novembre. Non abbiamo le risorse necessarie per liquidare la restante parte di novembre e di dicembre 2017. Per quanto riguarda il 2018, la Regione ha già disposto lo stanziamento in acconto per il Comune di Sassari, però sarà possibile adoperarci per le liquidazioni solo non appena la Regione chiarirà con propria delibera quali criteri dovranno essere utilizzati per l'erogazione dei contributi, perché sarà introdotto verosimilmente il criterio dell'ISEE, mentre questo criterio fino all'anno scorso non c'era, che prevederà fasce differenziate in base alle quali poi disporre gli accrediti.